la vita normale. Ma vabbè, bello, ma ti impaccato, ma dove stiamo andando? L'hanno preso per il culo. Non è la strada giusta questa qua. È la strada giusta, ti dico. L'ho fatta 100 volte. Questa è una strada antichissima, costruita dagli spagnoli, si chiama proprio la strada spagnola. È stata costruita quando Leone XIV era una... che... Non fate il pirlo, eh! Non vi fanno ridere gli scherzi, neanche in città, pensa qua! Mario! Se sono rettili non li voglio vedere, mi fanno schifo! Non sopporto i serpenti! Cos'è? Non hai visto? Ah, tipo come una pianta grassa, come un cactus. Sì, solo carcinogena. Allora che dei flash che esce di contenere, tipo un acido. No. Beh, sì. Tanto è naturale. Pensa che alcuni popoli qui pensano che sia stato. Poi non è facile da trovare, Chi l'ha trovato? Lui ha trovato il cenne. Tu non puoi cercarlo, non puoi trovarlo, è lui che sceglie te. Cioè il peyote ha trovato voi. No, ti dico solo che peyote vuol dire carne degli dèi. Che prete che fate? Però la montagna. Montagna. Oh, siamo arrivati. Arrivati dove? Abitiamo qua? No, di là. Però poi ci vediamo qua. Ma come fa a sapere quando ci arrivava questo lì? Non arriva un telefono. Ma che parlare italiano? Cazzo, mi devo trasferire in Costa Rica per andare a fare lezioni in italiano da Maurizio San. Ma invece Luca Nani è fino a fatto. Luca Nari? Ecco, pare che abbia bannato una persona solo perché gli ha chiesto del pizzetto che aveva un significato particolare. Non andare a fare queste domande a Luca Nari. Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio. In direzione Bologna, stiamo andando a Bologna. Il primo testo di Castaneda si parla di mescalito, questo spirito del peyote, no? Quindi il peyote è sicuramente una pianta che ti porta in un'altra dimensione, in un'altra realtà, però a sua volta ha anche uno spirito. E mi ricordo che Angelo Greco, questo amico di mio padre che vive in Messico, porta proprio dal Messico questo peyote. E questo peyote mio padre non lo prese mai. Anzi, era rimasto lì nel vasetto e rimase lì nel vasetto per anni. Credo che forse morì negli anni 90, mi ricordo, però praticamente io mi ricordo che quando facevo anche quelle feste, che poi sono diventate piuttosto famose nella mia villa di famiglia, l'Impero dei Sensi, andavo in giro mostrandola questa pianta del peyote, proprio perché nel peyote risiedeva anche uno spirito particolare. E poi c'era ovviamente il datura, la datura, un'altra pianta molto, molto potente. E qui ovviamente si potrebbe parlare anche di altri. Ma continuiamo a vedere il trailer. Nella vasca uno si lava, non ci sa quel bong, cazzo! E questa colla è per il mio sottomarino, non è da sniffare, capito? Secondo voi non me ne accorgo, invece sì. Compratevela da soli, la colla. Ma ce la lasci sempre in giro dappertutto, è normale che loro dopo vanno e se ne approfittano, scusa.
Sai che ti dico, forse sono stati proprio quei modellini a farle assuefare. Heidi, vuoi una salsiccia? E allora infinità di salsicce al centro massaggi, vero Heidi? Ehi! Tu, piantala subito! Heidi è solo la segretaria ed è un centro benessere per dirigenti, non è un centro massaggi. Il corpo carapagno. Il collare. Facci i denti, ho fatto tardi. Ciao, ciao, cara. A dopo, tesoro. E voi due, fate i bravi oggi. Centro benessere! Ah! Sì! Beh, mentre quella palla di lardo si guadagna 30 sterline al giorno sulla scala per tetti di Cartwright e voi due vegetali del cazzo vi ammazzate su delle macchine fregate, io mi guadagno uno stipendio decoroso e così me ne vado da questo deposito di merda. Dicono che ti perde là. D'altronde. No. Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Visti! L'aria condizionata! Del Vaticano, del Santo Sepolcro.
Fulcro dei Cavalieri di Malta si farebbero dare il culo da un cammello. Se guardi quella cassetta, poi moriranno. Sono mucchio di palle. Quando dice ho detto tutti mi dispongo. Con questo ho detto tutti mi dispongo. Perché dice, non dice mai niente.